Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci di nuovo insieme. Oggi vogliamo portarvi a fare un tuffo virtuale e musicale nell'atmosfera della musica degli anni 70. Lo facciamo con un brano cult, una hit senza tempo, firmata dagli Earth, Wind and Fire, ossia September. Era dunque il 1978 quando uscì questo brano. September, però, è anche il titolo dell'album che conteneva questo singolo di successo, che contribuì a trainare a sua volta il successo e i riscontri del disco. La canzone però non ne fu il primo estratto, bensì il settimo. Fu scritta da Maurice White e Ali Willis e pubblicata il 18 novembre del 1978. Il singolo raggiunse in pochissimo tempo la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli R&B, l'ottava posizione nella classifica Billboard Hot 100 e la terza nella chart britannica Official Singles Chart, appunto. Ha poi anche ottenuto la certificazione di disco d'argento dalla British Phonographic Industry e quella d'oro negli Stati Uniti. Naturalmente è poi anche stata oggetto di diverse reinterpretazioni, oltre ad essere stata utilizzata all'interno di molti film e produzioni TV. Abbiamo detto del suo successo, ebbene, oltre ad arrivare terza nella classifica del Regno Unito, è stata anche numero 6 in Norvegia, 8 in Irlanda, 10 in Canada, 18 nei Paesi Bassi e poi ancora 20 in Germania e 43 in Italia, dove ancora oggi è riascoltata con grande piacere da molti fan della band americana. Loro, formatisi nel 1969 a Chicago, al momento dell'uscita di questo singolo e dell'album corrispondente, erano all'apice della carriera. Nel 1970 infatti avevano pubblicato l'album di debutto omonimo, seguito da un secondo disco l'anno successivo, ossia The Need of Love. Dopo ci fu una sorta di inciampo dovuto a un po' di irrequietezza da parte dei membri del gruppo, che si sciolse temporaneamente. Il fondatore, Maurice White, decise allora di riformare la band e riprese a tenere provini. Nel 1972 ecco un cambio radicale nella formazione. Oltre a se stesso, ovviamente, al fratello Verdin White si aggiunsero Jessica Cleaves ai cori, Ronnie Lowes al flauto e sassofono, Roland Bautista alla chitarra, Larry Dunn alle tastiere, Ralph Johnson alle percussioni e Philip Bailey ai cori, lui che aveva fatto esperienza con un altro gruppo noto all'epoca, sia i Friends and Love. I membri comunque cambiarono ancora, ma anche grazie al cambio della casa discografica con il passaggio alla CBS, la band ebbe successo soprattutto nel 1975 con la firma della colonna sonora del film sul lato oscuro delle case discografiche, ossia That's the Way of World. Del regista Sig Shore. Nonostante l'insuccesso della pellicola, infatti, la canzone Shining Star arrivò prima nella Billboard Hot 100 proprio nel 1975 e ottenne il Grammy Award for the Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals. Dunque, insomma, un enorme riscontro. Vinse anche il disco d'oro e diventò un brano popolarissimo, lanciando definitivamente la carriera del complesso. Basti pensare, con un balzo temporale che ci porta a pochi anni fa, che esattamente nel 2007 la band ha ottenuto il Grammy Hall of Fame Award. Concludiamo arrivando al nostro, per così dire, 1978. Fu un anno importante perché fu quello nel quale gli Earth, Wind and Fire conquistarono 3 Grammy, il terzo dei quali per la loro versione della canzone dei Beatles Got to Get You Into My Life, tratta dal film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cioè la versione cinematografica del celebre disco dei Beatles interpretata dai gruppi e dai cantanti di successo di quel momento.
e infatti furono confermate le aspettative della vigilia, cioè che il successo commerciale del film potesse trainare anche la band, che ottenne un triplo disco di platino. Il 1978 è anche l'anno in cui Maurice White e i manager dell'epoca, Cavallo e Ruffalo, riuscirono a trovare un accordo per il lancio della ARC, l'American Recording Corporation, attraverso la distribuzione della CBS. E fu anche l'anno della creazione di The Complex, uno studio di registrazione a Los Angeles. E poi ecco che si concluse con un altro grandissimo successo quell'anno, appunto September, traccia inedita, inserita poi anche nell'album The Best of the Earth, Wind and Fire, volume primo. Inevitabilmente conquistò questo singolo anche il doppio disco di platino. Ed è con questa canzone simbolo che vi lasciamo, augurandovi naturalmente buon ascolto. A presto! We get our weekly groceries delivered through Instacart because once football season starts, game time is family time. I can get everything my family needs for the week, from reliable staples to specialty ingredients, all delivered right to my door in as fast as 1 hour. So I can stay on my game without missing a minute of the game. Visit Instacart.com or download the app to get free delivery on your first 3 orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.